anni fa in quella torrida serata del 15 giugno quando si sono esibiti Elisio e Riccardo Bracus, forse ricorderà che avevo detto che il concerto seguente avrebbe potuto essere un concerto di tre Bracus, due chitarre e un flauto, invece mi ero sbagliato, è comunque un concerto per trio, sono tre chitarre, Elisio Bracus, Elisabetta Parma e Riccardo Bracus, che stasera ci faranno ascoltare musiche composte tutte da Elisio Bracus. Per quanto riguarda il programma, ci sono 12 pezzi iniziali, 12 brani iniziali che sono suddivisi in quattro parti. Una prima parte, come c'è scritto anche sulla seconda pagina del programma, sono dei pezzi consolidati, una seconda parte di danze, una terza parte ancora con una danza lenta, la Ciaccona, la danza più veloce, la Tarantella, e poi l'ultima parte basata più su pezzi che riguardano emozioni, che riguardano anche imitazioni di strumenti. Questi 12 pezzi sono molto brevi, ciascun pezzo è brevissimo, della durata generalmente inferiore al minuto, però sono pezzi completi, sono brani completi, per cui una richiesta dei musicisti è quella che gli applausi vengano effettuati solamente alla fine dell'esecuzione dei 12 pezzi. Dopo questi 12 pezzi c'è un brano che è di tratto spunto da una poesia di Pascoli, L'Aquilone. Questa poesia verrà recitata prima da Sergio Lago, verrà interpretata prima da Sergio Lago. Anche in questo caso la richiesta è che dopo l'interpretazione della poesia non ci siano applausi, così che possa partire immediatamente il pezzo musicale. Ecco, non c'è da attendersi che l'interpretazione del componimento poetico data dalla voce recitante e dai musicisti sia la stessa. Ognuno interpreta abbastanza a modo suo, direi soggettivamente, una poesia, per cui non possiamo attenderci che ciò che magari ha soprattutto attratto, ispirato chi legge, chi recita la poesia, sia stato fonte di ispirazione per chi ha composto la musica. Dopo Aquilone ci sono due brani solamente musicali, e poi il concerto si conclude con quattro brani che hanno preso anch'essi spunto da brevi composizioni poetiche, che sono Case Nuove di Arrigo Boito, Vicolo di Salvatore Quasimodo, Il Parco Umido di Aldo Palazzeschi e Piazza San Giorgio di Dino Campana. Per quanto riguarda Il Parco Umido, mi faceva notare Elisio Bracus che non ha ispirato solamente lui, ma anche un artista del barbaianese che